Sul processo Dell'Utri, che deve essere fatto, cosa succederà con Marcello Dell'Utri? Ma guardi, io alla luce delle rivelazioni di Ciancimino, scusi. Ah sì, no, anche quello, anche su Ciancimino. Ciancimino è un altro punto oscuro della giustizia, mi scusi se sono franco. No, prego. Ecco, Ciancimino non può non essere etichettato come pentito, come si dice, pentito è l'accezione così popolare, come collaboratore di giustizia, ecco, non può non essere etichettato come collaboratore di giustizia, perché Ciancimino, da quello che dice lui, ha collaborato col padre, il quale era il cassiere, il banchiere della mafia, per 20 anni, non so se rendo l'idea. Allora, questi giudici dovrebbero etichettarlo in un certo modo. Invece Ciancimino parla quando ne ha voglia in televisione, come imputato, come testa a favore, come testa contro, insomma ha libertà in ogni campo, in ogni luogo e in ogni circostanza. Secondo me dovrebbero cominciare a ridimensionare il personaggio Ciancimino, perché 20 anni di storia di mafia vissute da lui, detto da lui, insomma lo etichetta in un certo modo e lo mette in una certa posizione giudiziaria, secondo me, a parer mio dico, e poi comincia l'iter, poi parli pure, per carità, ma sempre con i dovuti riscontri. Cioè, lei sta dicendo, lei addirittura ha tirato in ballo da questo qui e non c'è stato nulla di nulla che l'ha dimostrato. Ciancimino trattato un collaboratore quando invece era organico, quasi, quantomeno. No, era organico, mi scusi, era, ma lo dice lui. Lui prendeva i famosi pizzini dal padre e li portava a Florenzano. Ma è logico, mi scusi, è straorganico. Allora, se Ciancimino rinnega il padre, dovrebbe rinnegare tutto ciò che il padre gli ha lasciato, anziché viaggiare in macchine Gran Turismo, in barche da 60 piedi e case da Vogue casa, mi scusi, visto che non ha né arte né parte, perché da quel poco che le conosco non ha un'attività se non quella di gestire i beni lasciati dal padre. Allora, se tu una cosa per riciclaggio, ma anche su questo i giudici faranno il loro dovere. La banca non è mai stata trovata, adesso ci sono indizi che questo tesoro, in base a intercettazioni ambientali fatte dalla Polizia di Stato, che il tesoro possa essere in Francia, tesoro di Ciancimino padre gestito da Ciancimino figlio, mi faccia finire. E poi c'è stato l'episodio dell'incontro, le sto dando ragione in base a quello che ha incontrato un esponente vicino all'Andrangheta, mi pare a Milano o a Bologna. Questo sembra quasi dare ragione a lei. Leggo i giornali, io non voglio né ragione né torto, però di fatto è da 3 anni, 4 anni, non so da quanto tempo parli, ha parlato anche su di me, quindi io parlo così perché purtroppo sono stato parte lesa da Ciancimino. E allora uno che è parte lesa e che ha rappresentato qualche cosa di pesante in questa nostra società e fra le carte di giustizia, non penso che sia così tanto attendibile se prima non lo etichettiamo in un certo modo, perché ripeto, Ciancimino ha avuto l'opportunità e la volontà, il tempo di parlare quando ha voluto, come ha voluto, contro chi ha voluto, sempre da che cosa? Da collaboratore di giustizia, da collaboratore, da colluso, da organico, da autista del padre, da non lo so da che cosa. Di fatto lo dice lui quello che faceva col padre, cioè lui faceva intanto l'autista quando aveva 18 anni e poi ha curato il padre fino al 2002, quando ha curato il padre in senso lato gli interessi del padre fino al 2002, finché non è morto. Senta, mi pare evidente il suo pensiero, lei dice non è un collaboratore, cioè occhio, prudenza a queste cose, soprattutto, per carità, uno può anche dichiarare ma va verificato, corretto? No, per carità, è collaboratore, però scusi, quando una persona del genere parla e dice circostanze che la giustizia, i procuratori ritengono attendibili,
secondo me va già nel percorso nel percorso giudiziario del collaboratore di giustizia. Intanto per salvaguardare l'incolumità del personaggio, intanto. Certo. O no? Non le pare? Certo, ecco. Certo, è chiaro. È chiaro.